Mi dispiace di non avere per le mani cambiare il passato perché, diciamo, mi piace molto il modo in cui siete riuscite, tu e Roberta, da un lato a parlare dell'aspetto della clinica, quindi di come lavorare con questo tipo di problematiche, dall'altro l'aspetto della letteratura. Ti faccio una prima domanda che parte dalla fine del libro, in realtà, perché nella fine del libro voi ti portate proprio dei dati di ricerca. Ok, è tanto che non lo sfoglio, quindi se faccio qualche errore Io ricordamelo. Ok, fantastico. Quindi se faccio qualche errore, facciamo finta che non lo è. Però una cosa che mi colpì molto fu questa, dove riportando la ricerca, voi facevate vedere come nel momento in cui veniva seguita la tecnica, di cui magari poi parliamo un po' meglio dopo, il successo, inteso come risoluzione del problema o comunque grande miglioramento, era quasi scontato, garantito. Non c'erano leggeri miglioramenti o invarianze del risultato, c'erano semmai. Non mi ricordo se l'hai identificato come dropout o come Sì, dropout proprio. E dicevate il problema non è che la tecnica può non funzionare, ma che è difficile fare entrare la persona nell'ottica di seguirla, di fare questo lavoro. Ecco, quindi stiamo parlando del disturbo post-traumatico stress, ma in realtà non solo di quello, perché il libro poi copre una serie di problematiche. Mi parli un po' meglio di questo aspetto. sì, ci siamo, è forse l'unico insieme a pochi altri disturbi in cui se il paziente viene persuaso a mettere in atto la strategia del romanzo del trauma, dopo se vuoi parliamo in maniera un pochino più dettagliata, avviene quello che definiamo, diciamo, il cambiamento a effetto valanga, cioè si inserisce quel cambiamento che poi in modo esponenziale porta al grande cambiamento finale. Quindi la prima seduta è proprio fondamentale per questo motivo, perché se non viene costruito quel clima adeguato, quella relazione, diciamo, da tempesta perfetta per fare in modo che il paziente esegua la manovra del romanzo del trauma, la terapia fallisce. Se invece siamo in grado di metterlo in pratica, la terapia ha un successo garantito. Quindi quelli che vengono definiti i casi non risolti nella nostra ricerca intervento sono quei pazienti che non hanno messo in atto la tecnica del romanzo del trauma. Quelli che l'hanno messa in atto, chi alla prima, chi alla seconda, la gran parte, la maggioranza, tra la prima e la seconda seduta, hanno lo sblocco che poi li porta pian pianino alla risoluzione finale dell'intervento. Senti, e tu come te la spieghi questa cosa? Perché se vogliamo, tutte le ricerche, anche in campi diversi da quella della terapia breve esagerata, ci dicono che la relazione è fondamentale, è un pilastro, senza relazione non si E fa anche in nulla. questa la relazione, infatti, è fondamentale. Ecco, da quello che emerge, sembra che qui lo sia addirittura di più. Sembra quasi che, non so, Non lo quasi. è di più, lo è prima, Lo è prima. nel senso che relazione e comunicazione sono i due livelli della terapia fondamentali per fare in modo che il livello della strategia possa funzionare. E in questo tipo di problematiche. Questo tipo di disturbo, relazione e comunicazione che noi stabiliamo all'interno della prima seduta, che non viene condotta come la prima seduta tipica della terapia strategica con il dialogo strategico, con domande e visione d'alternativa, è una seduta molto meno tecnica, molto più basata sul linguaggio analogico, ingiuntivo, in cui il paziente deve sentire che noi sentiamo quello che ci sta raccontando, dove viene dato molto più spazio al suo libero pensiero, senza forzature. Talvolta è fondamentale riuscire a completare una frase, ma non fare domande troppo dirette, perché la domanda troppo diretta potrebbe essere vissuta come un'invasione. Quindi
è una seduta molto, una prima seduta molto diversa rispetto alle prime sedute a cui siamo abituati in terapia strategica. Quindi relazione e comunicazione diventano la premessa fondamentale per fare in modo che poi la tecnica, in questo caso appunto il romanzo del trauma, possa avere il suo effetto. Quindi relazione, comunicazione e strategia, che sono tre livelli di ogni terapia, hanno poi una circolarità, diciamo vivono di una circolarità continua, che parte però con la capacità di far sentire il paziente accolto e di far sentire al paziente che ha davanti un terapeuta che è sì un tecnico specializzato, ma che ha anche saputo un pochino costruire quel clima di accoglienza adeguata per un problema come questo, perché il paziente porta in terapia un dolore profondissimo, una paura molto accesa e a volte anche una rabbia molto pronunciata. Quindi il livello, diciamo, di resistenza del cambiamento, abbiamo a che fare con paura, dolore e rabbia in questo tipo di disturbo. E il dolore a volte ha il sopravvento. Sai che dove c'è il dolore c'è bisogno di ascolto, di accoglienza, di un clima molto particolare, non come quello della paura, dove talvolta l'avere davanti un tecnico specializzato basta o è sufficiente al paziente per ascoltarti e poi seguirti. Qui no, qui tu puoi presentarti come un tecnico specializzato, ma se non sai creare la giusta relazione con un adeguato livello comunicativo non è sufficiente. Ecco, questo è un aspetto fondamentale, perché sai, prima hai detto in ogni terapia è fondamentale, i tre livelli fondamentali sono l'aspetto di comunicazione, l'aspetto di relazione e l'aspetto di tecnica, che studiando anche altri tipi di terapie l'impressione è che a volte non sia così sottolineata questa cosa. È interessante cosa l'aspetto parlando del vostro libro, quindi questo tipo di problematiche, il fatto che diventa evidente, anche da quello che hai appena detto, no? Diventa evidente che se manca un aspetto relazionale e peraltro un aspetto comunicativo che convoglia quel tipo di relazione, puoi avere la tecnica migliore del mondo, fare la terapia migliore del mondo, perché ora noi stiamo parlando della terapia breve strategica, però il fatto che occorra un certo tipo di relazione, un certo tipo di comunicazione, lasciamo anche da parte la comunicazione se proprio vogliamo, ma un certo tipo di relazione, quello trascende il tipo di terapia che stiamo facendo, no? Ecco, ci dici un pochino meglio, approfondisci un pochino di più quello che ho appena detto rispetto al tipo di relazione da instaurare, con che tipo di comunicazione farlo, hai parlato di una comunicazione più evocativa, più analogica, così dopo capiamo un pochino anche meglio perché è fondamentale per questa tecnica che andiamo a vedere. Allora, è un tipo di relazione che viene, diciamo, strutturato anche per esempio su un non verbale molto più accurato rispetto alle altre terapie, quindi diventano fondamentali la mimica facciale, che deve assolutamente trasmettere comprensione, deve trasmettere quello che dicevo prima, cioè sento quello che mi stai raccontando, che non vuol dire provo quello che mi stai raccontando, quindi non è il terapeuta che piange perché il paziente piange, non è il terapeuta che si terrorizza perché il paziente è terrorizzato, avrebbe poi come effetto paradosso, esatto contrario di quello che vorremmo, ma è proprio il terapeuta che sa utilizzare il proprio sguardo, che lo distoglie per non far sentire il paziente in imbarazzo, per lasciarlo libero di riflettere, per lasciarlo libero di piangere, che lascia anche spazi di silenzio che trasmettono chiaramente: io so che hai bisogno di silenzio, io so quanto è difficile parlare di quello di cui devi parlare, puoi anche non raccontarmelo, puoi anche raccontarmelo dettagliatamente la prossima volta, oppure, come dicevo prima, il fatto di completare una frase nel momento in cui dovesse diventare troppo difficile completarla, quindi la scelta delle parole adeguate nel completamento di una frase, perché se io ti completo una frase ma utilizzo parole che tu non senti adeguate a quello che provi, io ti alzo la resistenza invece di abbassarla. Certo. Quindi anche quando azzardiamo, perché è un azzardo,
azzardiamo il fatto di parafrasare quello che il paziente ci dice, o azzardiamo l'utilizzo di una metafora, dobbiamo stare molto più attenti che in altri casi, perché se io sbaglio, non dovrebbe accadere, diciamo una parafrasi, oppure utilizzo una metafora poco calzante, se ho davanti una persona con gli attacchi di panico, sì, sicuramente non sarà qualcosa che cattura il fatto che io utilizzi un'immagine poco calzante, ma magari non mi gioco lì la terapia intera. Con un paziente con un disturbo post-traumatico da stress, io invece sono sempre a rischio di giocarmi l'intera terapia anche solo con una frase sbagliata, proprio perché se il paziente non si sente completamente, per completamente intendo il 100%, compreso e accolto in quello che mi deve portare, rischio di non rivederlo la volta dopo. Quindi è una prima seduta, perché questo è molto fondamentale, soprattutto nella prima seduta, perché nel momento in cui la prima seduta viene svolta in maniera adeguata, il paziente viene quindi catturato e portato a eseguire la tecnica del romanzo del trauma, le sedute dopo saranno, diciamo, un fisiologico evolversi di quello che io sono riuscita ad ottenere durante il primo incontro. E la tecnica che poi gli viene chiesta, scusami, perdonami, fantastico, cioè dovremmo fare un'intervista solo su questo, sull'aspetto di comunicazione, di relazione, non tanto perché è affascinante in sé, poi libri, corsi sulla comunicazione efficace si sprecano, però a parte che già sentendoti si vede la competenza così chirurgica con cui sai di dover lavorare con questo tipo di perché di problematiche, direi, di persone, o forse potremmo dire con le persone in questo tipo di situazione, ecco. E veramente io resto basito di come a volte è trascurato. C'era un articolo, parla di tutt'altro, ma un articolo di De Schasser che diceva: è incredibile come psicoterapia si basi su il dialogo e pochissimi terapeuti parlino, pochissimi autori parlino di dialogo. Peraltro, tra i pochi che lo facevano, citava Paul Watzlawick, che poi è un articolo di inizio anni 80, ma qualche anno dopo avrebbe sicuramente citato anche Nardone. Però arriviamo, tutto questo peraltro, ecco, è propedeutico a una tecnica, che è un aspetto ancora più interessante, perché non è semplicemente ottieni un tipo di mantieni un tipo di comunicazione, di relazione, perché la persona deve sentire che lo comprendi, che sei in linea, che lo rispetti, eccetera, ma anche perché la devi guidare a un tipo di tecnica che è semplice, ma non è facile. No, allora, è molto difficile. Nel senso che è apparentemente semplice, perché viene chiesto al paziente, si dice proprio qui la prossima volta in cui ci rivedremo, ti chiediamo di fare qualcosa che sarà estremamente doloroso, estremamente difficile, però per uscirne ci dovrai passare attraverso. E vi chiediamo proprio di descrivere dettagliatamente ogni giorno, aggiungendo e cercando ogni volta sempre più dettagli, l'evento che appunto porta in terapia come evento traumatico, quello che gli si ripresenta quotidianamente alla memoria, quello che gli impedisce di avere appunto le giornate serene, che gli impedisce di andare in determinati luoghi perché gli ricordano l'evento, quindi quell'evento mantenuto da quelle che sono le coping reaction disfunzionali di cui magari parliamo in maniera più dettagliata. Quindi il paziente dovrà ogni giorno trovare un momento della sua giornata per isolarsi e mettere per iscritto tutti i più piccoli dettagli sonori, visivi, di sensazioni, tutto quello che ha visto, provato, immaginato nel momento del trauma. Questo a cosa porta? Il ridescrivere, il ripassarci costantemente, continuamente, quotidianamente attraverso, ha degli effetti. Il primo, appunto, quello di esternalizzazione, cioè il paziente per la prima volta, forse in modo così dettagliato, butta fuori quello che ha dentro, quindi nel dover descrivere e rivivere
esternalizza tutte le sue sensazioni, tutto quello che ha provato, tutto quello che teme e tutto quello che immagina. Questa, diciamo, esternalizzazione porta, proprio mentre esternalizza, il paziente si abitua a qualcosa che ha tentato in vano di scacciare dalla propria mente quotidianamente, di cancellare, perché quello che la mente fa è proprio tentare di cancellare o di controllare il pensiero per non riviverlo. Invece in questo modo si abitua. Abituandosi, cosa accade? Che se io mi abituo a qualcosa, le sensazioni, anche le più invalidanti, le più devastanti, le più travolgenti, si attenuano. Quindi nell'attenuarsi nelle sensazioni, grazie a questo fenomeno di abituazione, nell'attenuarsi io lentamente le ricolloco. E le ricolloco nel passato, appunto, non le cancello, io ricolloco il passato nel suo giusto posto, ovvero nel passato. Quindi questi quattro effetti vengono ottenuti contemporaneamente al processo di scrittura, cioè mentre il paziente scrive, esternalizza, si abitua, si distacca e ricolloca. Questo ovviamente fatto quotidianamente per 10-15 giorni, quindi non è un effetto che si ottiene immediatamente. Si attiene immediatamente, come dicevo prima, come diciamo effetto valanga esponenziale, cioè un primo cambiamento innesca una catena di cambiamenti, però a, diciamo, intensità esponenziale, non il cambiamento graduale passo dopo passo, cioè il piccolo cambiamento che introduce un altro piccolo cambiamento, ma è un cambiamento che introduce cambiamenti sempre più grandi. E peraltro, almeno un'altra mezza dozzina di domande, andiamo con ordine. C'è una cosa che voglio sottolineare, perché ora stiamo parlando molto, no, di trauma. Abbiamo parlato all'inizio, ho usato l'etichetta di sub post-traumatico da stress, poi l'intervista probabilmente metterò un titolo su questo, però in realtà trauma è inteso nell'accezione più grande. Io mi ricordo che tra i vostri casi esempio ce n'erano alcuni proprio di patologia di disturbo post-traumatico, di etichetta diagnostica di disturbo post-traumatico da stress, c'erano tutta una serie di problematiche che rientravano, se mi ricordo bene, sotto un'etichetta non vaga, ampia, che era quella della rabbia, problema legato alla rabbia, il lutto, ce n'era uno in particolare rispetto anche lì, il lutto, non solamente la perdita della persona cara, c'era questo caso che per me è rimasto impresso, di questo, cos'era, un fisioterapista che aveva aiutato una donna con i suoi massaggi, ma lei aveva una patologia di cui non era a conoscenza, a una vertebra, e sua da memoria, e lui, manipolandola involontariamente, ovviamente, l'aveva paralizzata per sempre, e questo era diventato il suo, no, non era lutto, giustamente era più nell'ambito del trauma, però non era un disturbo post-traumatico da stress, così come la diagnosi di SM, ma era trauma in un'accezione più ampia, quindi, e la tecnica rimane la stessa. Sì, perché in realtà è un trauma, nel senso che se intendiamo il trauma come quell'evento che inserisce una specie di frattura, di ferita, che non si rimargina perché ti intrappola in un circolo vizioso di tentativi, diciamo, di andare avanti, ma non vai avanti, sì. Quello è stato un trauma basato molto sul senso di colpa, sì. Su una rabbia quindi rivolta verso se stesso. Sì, sì, sì. Poi, in un primo passo, il romanzo del trauma serve proprio per distaccarsi da quell'evento che continua a invadere la tua mente come appunto un evento traumatico. Qui si procede lavorando su quella che è la sensazione rimanente, che a volte può essere appunto la rabbia, il senso di colpa, in alcuni casi semplicemente il dolore del lutto di una perdita. È una terapia anche questa, per quanto si strutturi in modo un po' diverso, che ha comunque quattro fasi come tutte le terapie, cioè esiste la prima fase, che è quella, diciamo, fondamentale, che abbiamo detto, in cui io devo catturare il paziente, fare, diciamo, quella che si definisce la diagnosi, che noi non definiamo diagnosi, comunque qui definiamo il sistema percettivo reattivo, portiamo il paziente a mettere in atto le strategie che gli vengono date, ma esiste anche poi una seconda, una terza fase in cui
utilizzando, diciamo, un po' il nostro modo, perché partiamo dall'alto per arrivare un po' più verso il basso, nel momento in cui il paziente comincia a ricollocare l'evento nel passato, dobbiamo anche guardare quello che viene fuori. Cioè, talvolta emergono altre sensazioni di base molto forti, altrettanto invalidanti, su cui si deve lavorare. Per trauma, comunque per disturbo post-traumatico da stress, intendiamo tutti quegli eventi che dividono in due la realtà, con un prima e con un dopo, sì. Ma il paziente non riesce a traghettarsi nell'evoluzione del dopo, rimane incastrato esattamente in quella frattura. Sì, sì. Io volevo sottolineare questo aspetto perché non vorrei che a volte non ci rendiamo conto di come possiamo rimanere incastrati nelle etichette diagnostiche. Quando devo lavorare con il disturbo post-traumatico da stress è quello, cioè una cosa specifica, e non mi rendo conto di tutti gli altri traumi che non rientrano a livello di diagnosi da DSM in quella categoria, ma in realtà ripropongono una serie di, noi diremmo, tentate soluzioni che poi sono comuni allo stesso al disturbo post-traumatico da stress. E due cose ancora. Dopo, quando c'è l'aspetto di sblocco, la tecnica continua a rimanere quella fino a farla scemare, si fa altro, dici un pochino. La tecnica del romanzo del trauma viene poi data, diciamo, al bisogno. Cioè, quando l'evento che dobbiamo ricollocare ogni tanto riemerge, perché ovviamente non sparisce dal giorno alla notte, esiste proprio un cambiamento notevole, ma l'evento può riemergere perché si vedono persone, si incontrano luoghi che possono far riemergere, allora viene dato al bisogno, cioè quando l'evento riemerge scrivi. Poi a seconda di quello che si era strutturato sul trauma esistono altre tecniche. Faccio un esempio: se la principale coping reaction del disturbo post-traumatico fosse stato un evitamento con conseguente evoluzione in un disturbo con attacchi di panico, è ovvio che in un secondo momento si deve anche utilizzare la tecnica principale per gli attacchi di panico, che è la peggiore fantasia. Chiaro. Se la coping reaction, per esempio, invece del tentativo di tenere sotto controllo i propri pensieri, o talvolta anche del tentativo di tenere sotto controllo la realtà, fosse stato un disturbo ossessivo compulsivo, si deve lavorare sul disturbo ossessivo compulsivo. Oppure, se fossimo stati di fronte a un disturbo post-traumatico con evoluzione della resa, cioè nella rassegnazione, e quindi in un eventuale disturbo depressivo, dobbiamo lavorare sul disturbo depressivo, dopo ci ritroviamo a lavorare su quello che il disturbo aveva portato a costituirsi. Talvolta basta invece solo lavorare sul romanzo del trauma, perché ricollocato nel passato l'evento traumatico, la persona riprende fisiologicamente la propria vita. Si sblocca. Sì. Dipende proprio da caso a caso. Senti, se mi ricordo bene, c'è un riferimento importante, però correggimi se sbaglio, importante i lavori, appunto, ovviamente di riscrittura, in particolare a Penn Baker e di la rielaborazione rispetto alla scrittura. Da dove siete partite per arrivare a... Allora, guarda, come ti dicevo, il libro è tanto che non lo rileggo ed è stato scritto ben 9 anni fa, se non mi sbaglio. Però quello che abbiamo visto soprattutto sono gli studi condotti a livello neurofisiologico. Cioè esistono proprio le prove neurofisiologiche per quanto riguarda la tecnica del romanzo del trauma, questo che ci ha molto incuriosito, perché abbiamo trovato le prove scientifiche del fatto che la scrittura serva proprio a ricollocare determinati tipi di eventi, determinate tipi di sensazioni. Adesso non ricordo lo studio esattamente citato, però quello che abbiamo trovato è proprio, ci sono studi condotti su persone che avevano subito dei traumi e sembrava appunto che il ricordo del trauma fosse collocato nella parte motoria della memoria, praticamente attraverso la scrittura veniva ricollocato, insomma. Peraltro, quindi, scusami. Dimmi pure. No, peraltro c'era, adesso mi ricordo anche, c'era una parte finale anche dedicata alla comparazione con altri modelli. Terapie, sì. Sì, è molto interessante. Ok,
Vorrei chiedere ancora tante cose, però io cerco di tenermi intorno a 30-40 minuti, quindi ti faccio. Guarda, allora ti voglio solo dire una cosa Sì, riguardo agli altri dimmi, terapie. dimmi. Io ho avuto la fortuna di lavorare, prima di avvicinarmi alla terapia strategica a Londra, nel reparto dei disturbi d'ansia, della psicoterapia cognitivo-comportamentale del professor Marx, Isaac Marx, che è uno dei padri Sì. della psicoterapia comportamentale. Avevamo lavorato anche con il disturbo post-traumatico da stress. E la terapia comportamentale funziona con il disturbo post-traumatico da stress, ma non nelle percentuali, almeno per quello che avevo potuto vedere io, per gli studi che avevamo poi letto, studiato riguardo alla terapia comportamentale. Perché? Perché quello che loro fanno è, diciamo, un'esposizione o in vivo, cioè ritornando quando si può nei luoghi, nelle situazioni che possono ricordare l'evento, oppure in immaginazione. Quindi che cosa fanno? Fanno quella parte della terapia, che è anche la terapia strategica, che corrisponde poi all'avvicinamento, ok? Con la differenza che loro non lo fanno scrivere. Ed è questa la parte che manca, cioè Certo. quella parte in cui scarico le sensazioni. Loro hanno solo la parte dell'esposizione, che da sola può funzionare, ma non funziona per tutti, anche perché tanti non riescono poi a farlo. Invece, Sì. grazie allo scaricare prima le sensazioni, dopo tu riesci a far fare quello che poi completa il discorso terapeutico. Che poi è curioso perché se volessimo, magari è una mia interpretazione, ma se volessimo, la terapia cognitivo-comportamentale è la regina dell'abituazione, no? Allora mi verrebbe da dire che il primo passo per abituare è dire abituazione graduale, no? L'esposizione graduale. Se vogliamo, correggimi se sbaglio, anche riscrivere, redescrivere è anche, in realtà l'hai citato prima, una prima forma, anche probabilmente percepita come più innocua, di abituazione, no? Quindi potrebbe essere il primissimo passo anche nella loro ottica, piuttosto che riproporti direttamente di fronte allo stimolo nudo e crudo. L'abituazione, forse ho frainteso quello che hai detto, se ho capito bene. Vuoi dire appunto che in questo caso, però, l'abituazione nella terapia strategica non è l'abituazione alle immagini o all'idea di quello che è accaduto, è No. l'abituazione alle Esatto, al sensazioni. vissuto, Questa è sì. la cosa proprio diversa. Cioè, io per scrivere devo risentire delle cose che non volevo Sì, sentire. Cioè, esatto. devo ripensare, ma ripensandoci risento. E questa è la parte che le persone tentano di evitare, la resistenza è proprio a risentire queste cose. E con questa esternalizzazione continua, l'abituazione proprio alle sensazioni. Chiedo l'ultimissima cosa, una domanda che faccio un pochino a tutti i terapeuti. Immagina di dover dare un suggerimento a dei più o meno giovani terapeuti in forma di un esercizio da fare, sì, un esercizio, un allenamento da fare anche nella vita quotidiana, per allenare una qualche capacità, una qualche competenza che poi gli sia d'aiuto nel lavoro con persone che hanno questo tipo di problematica. Quale suggerimento gli daresti? Quello di allenare nel momento in cui parlano con le persone, quando in generale hanno anche amici, familiari, non è detto che sia per forza una cosa che accade in terapia, lo possono fare quotidianamente, la loro capacità di far sentire alla persona che hanno davanti che stanno comprendendo perfettamente le sensazioni, i pensieri, quindi i contenuti che la persona sta cercando di trasmettere. Proprio di Fantastico. darsi come obiettivo, alla fine della conversazione con me dovrà avere la sensazione che ho compreso esattamente ciò che sente, ciò che mi voleva trasmettere. Questo è l'allenamento. Fantastico. Fantastico perché chiudiamo il cerchio e ritorniamo dopo aver discusso nell'ultima parte tanto l'aspetto della tecnica, eccetera, poi ritorniamo all'inizio. Però se ti perdi la relazione, la comunicazione, quindi riuscire a far sentire alla persona che la senti, la comprendi, se lì senti, come ho detto prima, non provi quello che lei prova, se ti perdi quello non si va da nessuna parte. Ok, Federica,
Fantastico, grazie mille, interessantissimo. Io consiglio a tutti Cambiare il passato di Federica Cagnoni e Roberta Milanese, ovviamente bellissimo libro, al di là poi dell'approccio che si pratica, perché denso, ricco, utile per il clinico. E speriamo di vederci, presto di vederci, ok, la prossima Certo. volta che sia di persona, ok? Grazie mille a te. Grazie, ciao. Davvero. Ciao, ciao, ciao.